Eugenio Giani, all'attore di Marciano, esce con degli omaggi e qualche bella soddisfazione da questo territorio, Presidente. Ma io sono orgoglioso per la Toscana di questo territorio, del resto è il cordone ombelicale della Toscana moderna, perché a Marciano si consumò il 2 di agosto del 1554 quella battaglia che fu decisiva perché la Toscana si unificasse. Firenze allora, attraverso la Val di Chiana, creò la strada e il percorso verso Siena e da lì l'unità che ancora oggi, a 450 anni dalla morte di Cosimo I de' Medici, possiamo dire essere l'unica fra le 20 regioni italiane a essere la stessa da 450 anni. Qual è l'augurio, Presidente, che si sentirebbe di fare a questi sindaci, alle tante candidature? Siamo vicini alle elezioni amministrative, quelle di un buon governo alla stregua di Cosimo I de' Medici, lei ne parla nella sua pubblicazione. Certo, ma direi che lo slogan di Maria De Palma è perfetto: determinazione e concretezza. Determinazione negli obiettivi strategici per valorizzare il territorio. Io qui ho visto sulla cultura, sul turismo, sull'agricoltura, sulla valorizzazione delle piccole e medie imprese. Marciano della Chiana, con Maria De Palma, è l'unico dei comuni della Val di Chiana che ha vissuto un andamento demografico positivo, cioè più abitanti nel corso degli anni, e questo è segno di vitalità. E contemporaneamente una capacità di fare rete, e oggi lo abbiamo visto fra i sindaci dei comuni della Val di Chiana e con la regione, che mi porta ad essere molto presente perché io ci credo in questo territorio. Possiamo fare quella squadra che con le sinergie dà poi risultati concreti. Alla Torre di Marciano, serata di presentazione della lista civica Insieme per il Bene Comune, Maria De Palma candidata alla poltrona di prima cittadina, una riconferma per quanto riguarda Maria De Palma, che ha presentato la lista e il programma. Sì, noi abbiamo fatto un po' il punto della situazione di questi 5 anni che abbiamo passato, siamo molto felici perché stasera c'era tanta gente qui a Marciano, e quindi questo ci fa capire che in qualche modo è una ricompensa, perché vuol dire che abbiamo lavorato. Che abbiamo fatto tanto per il nostro paese, e questo per noi è importante. Poi abbiamo presentato il programma, abbiamo una vision su Marciano molto ambiziosa, ma sappiamo di poterlo fare. Tutto quello che abbiamo presentato sappiamo che siamo in grado di poterlo fare. Chi sono i componenti della lista e di questa squadra? I componenti della lista sono donne e uomini che sono di età diverse e vengono anche da studi diversi e quindi con competenze diverse, ma hanno in comune tutti la stessa cosa, cioè sono ben radicati nel territorio, abitano tutti a Marciano e hanno scelto di vivere qui la loro vita. Mix di esperienza e anche di volti nuovi, facce nuove. Alla serata ha preso parte anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Continua questo dialogo, prosegue questo dialogo con la Regione Toscana? Ma sì, ovviamente sì, io col Presidente Giani sono in ottimi rapporti, lui è una persona che ha sempre, mi ha sempre aiutato per il mio paese, per i miei cittadini, e quindi io sono molto orgogliosa che lui mi stimi come sindaco, e quindi sì, sono contenta ovviamente che sia venuto stasera e che abbia speso per me delle ottime parole, insomma.